Oggi sono in una location, come potete notare, totalmente differente e sono anche in uno stato abbastanza obrobrious, però volevo registrare un video che ho visto da una ragazza americana e mi ha entusiasmato da morire perché è il video "Mi trucco con i trucchi di mia madre". Fortunatamente tipo 1 o 2 mesi fa ho regalato un po' di trucchi a mia madre che io comunque non utilizzavo, mi aveva inviato, quindi ne ha un bel po' e adesso vi faccio vedere tutta la sua scorta. Allora, a parte questo cassettino che è, vi giuro, pieno di cose, non dico che ha più cose di me, ma potrebbe arrivarci, e in più c'è il suo storico borsettino qui, sempre pieno di cose. Quindi diciamo che ho una buona base per poter effettuare questo make-up con i trucchi di mia madre, che mi fa ridere tantissimo il nome. Comunque io direi di iniziare subito perché questo video prospetto già che durerà un bel po'. Tra l'altro, perdonate se ogni tanto sentirete le finestre che sbattono, ma c'è davvero tantissimo vento oggi, tantissimo, e scusate anche se parlo in modo strano, ma mi sono morsicata la lingua tipo 2 giorni fa e ancora mi fa male, non riesco a volte a parlarci bene, quindi se sentite soprattutto la S, che è un po' strana, questo è il motivo. Allora, io volevo iniziare con qualcosa per quanto riguarda gli occhi. Ora frugo un attimo e vedo se c'è qualche ombretto, qualcosa del genere, non so. Ci sono questi di Neve che gli avevo dato, oppure questi di NYX, però sono davvero piccoli. Poi, tra l'altro, mia madre ha una carnagione più scura della mia, perché chiunque è più scuro della mia carnagione. Quindi diciamo che avrò problemi soprattutto con la base. Per quanto riguarda gli occhi, sai, si può anche fare. Oh, guardate cosa ho trovato! Questo è un full coverage concealer di NYX numero 01. Quindi questo direi che lo andiamo a usare come base occhi. Non so lei come le utilizzi, penso per il correttore, guarda un po'. Comunque, andiamo a prenderlo qui. Lo mettiamo, tra l'altro è strano, ma è vero, è chiarissimo. Secondo me come base occhi ci sta da Dio. Scoperte nel mentre, davvero. Ma la prossima volta che vado me lo prendo anch'io. L'unica pecca di mia madre è che non ha, e dico proprio dal profondo del mio cuore, non ha un pennello in croce, soprattutto per quanto riguarda gli occhi, perché per il viso qua vedo che qualcosina abbiamo. Ok, botta di chiulo, ho trovato questo sacchettino con all'interno un pennellino in croce, anche qua, e poi le spugnettine classiche, però penso non le andremo ad utilizzare. Vi posso assicurare che quando siete abituate, non dico al top, però comunque a un buon numero di pennelli e comunque di ottima qualità, questi diciamo che non è che siano molto indicati. Vado a prendere. Cosa prendo? Bella domanda. Fantastico, devo dire che ho abituato mia madre bene, quindi ormai si sa muovere in questo campo. Questa è la palettina, non so neanche la collezione, ma si chiama, oddio, c'ho un pelo del pennello che mi pizzica l'occhio. Bene. È la 102 Color Fever. Non ho idea. Sempre con il nostro amico pennellino, che da lì non so se riuscite a capire l'efficienza delle setole. Cioè, praticamente mi si stanno staccate tutte le setole e stanno tutti sugli occhi, lo sento. Prendo un colore decente, un nero. Ma sì, dai, spingiamoci oltre i limiti, cercando di fare una cosa decente. Io ho paura che questo trucco venga più male della Blindfold Challenge. Avete presente quel video "Mi trucco da bendati"? Se non l'avete visto, ve la metto nella scheda informazione. Cioè, quel trucco è venuto da Dio, confronto a come verrà questo. Praticamente mi sto ultra raschiando l'occhio, non avrò più la funzione visiva al termine di questo video. Devo dire che non so come mia madre faccia a truccarsi con questi pennelli, dovrò assolutamente rimediare, perché davvero qua rischiamo la cecità. Praticamente sto improvvisando alla stragrande, ma qui non è niente, ok. Comunque, io diciamo che mi fermerei qui con gli occhi, perché adesso voglio applicare l'eyeliner, quindi onde evitare ulteriori pasticci io passo direttamente l'eyeliner che ho intravisto prima, quindi direi di utilizzarlo. Anche questo di Kiko, ma non c'è più, è sparito nel nulla. Tra l'altro, la bellezza di come mia madre tiene le cose sarebbe da buttare teoricamente questa cipria a terra, non so neanche cosa sia. Ecco, ho trovato il Magic Eyeliner, questo di Kiko, pennarello eyeliner. Qua andiamo, tanto c'ho fallout ovunque, ma dopo andremo, più o meno, vedremo come sistemarlo. Allora, devo ammettere che questo eyeliner è migliore di tutti quelli che io ho mai avuto, peli del pennello ancora persistenti. Mi piace un sacco. Ma chissà se questo eyeliner me l'avevano inviato o l'ha comprato lei. Ogni tanto mi è capitato di regalare qualcosa a mia sorella,
bella. Poi se lo metteva, io facevo, ma che è sta cosa meravigliosa? E lei mi faceva, me l'hai regalato tu? E io tipo, perché l'ho dato via allora? Non si sa bene, diciamo che questo è un po' il dubbio esistenziale. Voi direte, fortunata che te le inviano le cose, no? E infatti io mi reputo molto fortunata. Però a volte è così tante cose che devi per forza darle via. Cioè, anche se magari un prodotto è bellissimo, ma magari ce l'ho di un altro marchio, e che fai, li tieni tutti e due? Non avrebbe senso e basta. Allora, ho cercato di fare una linea decente più o meno. Adesso vado anche all'altro occhio. Più o meno ci sono, devo dire che ho fatto anche un buon lavoro. Comunque, continuando, andiamo ad applicare il mascara. E devo dire che fortunatamente c'è una vasta scelta, anche se ho appena trovato questo mascara. Non so se vi ricordate i famosi mascara che andavano tantissimo prima, che avevano una parte bianco, così, e una parte mascara nero classico. Questo mascara, vi dico solo che non è più in commercio, sarebbe tipo un pezzo di antiquariato, quindi sarebbe anche ora di buttarlo. Infatti, scrivetemi qua sotto se vorreste vedere un video decluttering versione mother, cioè versione lo faccio a mia madre, perché i miei file del decluttering sono andati persi, bruciati, non so più dove siano, infatti c'è solo un video decluttering sul mio canale, quindi non so bene quale mascara utilizzare. Penso utilizzerò un mix tra il Perversion di Urban Decay, donatogli da me medesima, e questo di Kiko, forse no, due di Kiko, mamma mia che macello, sono tutti tozzissimi. Questi due di Kiko, uno è l'Endless Sky e uno è il Voluminize. Ti vuoi far vedere in videocamera? Eccolo. Andiamo col mascara. Allora, tra l'altro il Perverso mi piace un casino. Vedete, anche qui mi ritrovo a dire perché l'ho dato via. Oggi questo video sarà... E vabbè, ora usiamo questo di Kiko della... Penso sia la collezione estiva. Ok, questo non mi piace di mascara, anche no. Poi se avessi delle ciglia normali, diciamo, sarebbe meglio. Ora, un altro dei punti più clou di questo video. Le sopracciglia. E qui vorrei la musichetta. Tan, tan, tan. Ma sicuramente vi sono... handicapped con l'editing, non riuscirei mai a metterla, quindi ci accontentiamo del mio verso. Cerchiamo una matita per sopracciglia, Micro Brow Pencil di NYX. Cioè, ragazzi, ma c'ho più cose di figa mia madre di me. Fatemi capire un attimo. Fortunatamente mia madre è bionda, quindi dovrebbero esserci dei match abbastanza buoni. 05 Ash Brown, vediamo più che altro in che condizioni versa. Non versa perché non c'è la mina. Bello, grazie mamma, mi hai illuso di una vita migliore, e invece no. Poi ci sono mascara di Kiko che neanche fanno più, cioè cose dell'altro mondo, rossetti aperti, finiti, cioè il video declutter in cui verrebbe una meraviglia. No ragazze, ho appena visto che mia madre ha ancora questo mascara, c'è ancora buono. Questo è l'Overblown Volume di Kiko, che non lo fanno più, io lo adoravo, adesso me lo voglio mettere. Cioè, sugli occhi c'ho tipo 6 mascara diversi, ma lei temeraria continua a mettere mascara. Adesso, questo qui è la matita di Kiko. Naturalmente, come ogni tresciata, non temperata. Questa è la 04. Ah, non è vero, anche se non è temperata, fa qualcosa. Anche se, proprio, non lo vedo il mio colore. Più che altro, giusto per infoltirle, perché le mie sono proprio spelacchiate, essendo che sono bionda, poi neanche si vedono. Vi dico sempre che prediligo i colori prettamente freddi. E questa matita anche no. Poi siamo passati al reparto più drastico. Cioè, questo video sarà durato già 20 minuti, ma manca ancora tutto il viso, quindi la vedo dura. Allora, fortunatamente c'è questo correttore di Too Faced, che sicuramente mi salverà l'esistenza. Primer, non è vero, una BB cream di Revlon che è scaduta. Bello. Mamma, cioè, visto che guardi i miei video, rinnovo un attimo e facciamo il video dei decluttering insieme, così almeno buttiamo queste cose scadute, che io spero lei non si metta in faccia. Quindi sì, se sei in ascolto, questo è ciò. Fortunatamente ho trovato anche il pennello che io gli ho gentilmente donato, che è questo qui di Neve della collezione la lingua, collezione Crystal Flawless. No ma ragazzi, ma serio, ci sono delle cose, primo pennelli mai lavati, poi spugnette mai lavate, oddio l'ho toccata, e poi abbiamo altre spugnette mai lavate, ma traccia di fondotinta non ce n'è. Cioè, questo beauty case è pieno di matite e occhi, poi tutte dello stesso colore. Boh, ma che ne so, non ci stanno fondotinta qua. Aspettate, ho appena trovato la luce. Eccolo qui, fondotinta di Kiko, che secondo me è troppo scuro, quindi adesso lo andiamo a scoprire. Andiamo ad applicarlo sul viso. Mamma mia ragazze, ma è scurissimo. Ma io mi sento un Oompa Loompa.
Oddio mio, ma perché? Ilaria, ti metti a fare queste cose? E ridicolizzarti su tutto il tubo? Ma voglio sapere come io faccio a sfumare questo fondotinta sul collo. Viene proprio un fail epico. Io pensavo questo fondo fosse chiaro, ma in realtà anche no. Però me la sono cercata. Mi sento ambigua. Cerchiamo di sistemare un pochino con il correttore, che a questo punto non mi interessa molto sia scuro o chiaro. Comunque lo applichiamo. So per certo che questo correttore è buono. Li uso anch'io. Non in questa tonalità, ripeto, perché la mia è leggermente più chiara, ma proprio... tipo tanto più chiara. Poi col pennello del fondotinta vado a tamponare. Non abbiamo una beauty blender e questo è l'unico pennello che c'è permesso di utilizzare, soprattutto con i prodotti liquidi, quindi io direi che fa anche un buon lavoro questo pennello. Quindi vado a applicarlo. L'ansia mi viene pensando al bronzer e alla cipria, soprattutto perché ho una pelle abbastanza grassina e soprattutto poi col fondotinta, insomma, non mi si secca per niente. Mi sa che sarò costretta a usare questo, che sto usando lo specchio da tipo 8 anni. Questo come cipria. Ho anche trovato un pennello che non si lava da 6 secoli, quindi direi di utilizzare il Kabuki che vi ho fatto vedere prima. E questo qui di Kiko, anche questo mi sa della collezione... qui. Allora, sono pienamente cosciente che questo video potrà buttarmi fuori da YouTube per il resto della mia vita, ma spero voi capiate che ogni tanto essere autoironici va bene. Quindi adesso, dopo questa piccola premessa, vado a usare questo prodotto. Cerchiamo di evitare commenti sarcastici qua sotto, tipo ti hanno appena assunto per la fabbrica del cioccolato. Sarebbe esilarante trovare un commento del genere. Ma a parte questo, devo dire che questo prodotto non sta arrecando ulteriori danni, penso, al fondotinta che tanto già era scuro. Io praticamente non riesco a raggiungere questo grado di abbronzatura neanche d'estate, perché io non prendo il sole, quindi è un po' difficile, però tanto non ci riuscirei lo stesso a prendere il sole fino a questo punto, quindi diciamo che finalmente dopo anni riesco a vedermi abbronzata. Ma il problema è il collo. Poi ti voglio struccarmi dopo. Vado a prendere una terra, anche questa di NYX, anche questa scura. Vado a usare sempre il Kabuki perché è l'unica cosa. Questo qua di NYX è anche un prodotto figo perché è l'ombre blush colore 06 Nude to Me, ed è fatto in questo modo, ve lo faccio vedere. Mamma mia quanto è caldo questo colore. Pregate per me. Comunque sia, in tutti i sensi, mamma mia! Come si chiama quel conduttore che è super abbronzato? Ecco, io mi ritrovo in questa situazione. No, ragazzi, mi sto sentendo male, io non ce la faccio! Cioè, come puoi? Dopo che ti trucchi comunque carina, sai, tutti i giorni, ti rovini in questo modo. Vabbè, ma usiamo pure come blush, tanto ci stiamo. Contouring più blush, mamma mia, mi sento una di quelle di Jordi Shore, non so se avete presente il disagio. È inquietante comunque, è inquietantissimo. Non so neanche come fare il contouring al naso. Questo pennello malandato per l'illuminante, sempre che io trovo un illuminante. Allora, appena trovo l'illuminante, la palettina di prima degli ombretti di Kiko, prendo il colore chiaro, se riesco a prenderlo, ma sono tutti sporchi sti colori. Lo uso, oh figo raga, cioè non so se lo notate, ma è fighissimo. No raga, mi sento male. Che poi questa è una delle challenge, penso, più... no vabbè, ho preso anche l'ombretto nero. Comunque stavo dicendo, è una delle challenge più difficili che io abbia mai fatto, penso. Perché carti con i trucchi della propria madre, io invito tutti a farlo, perché io penso sia impossibile. Il profumo di mia madre in bocca, perché si vede che questo pennello lei lo usa tipo per sfumartelo sul collo. Abbiamo quasi terminato il tutto. L'unica cosa che manca sono le labbra. Che cos'è questo? Un fungo? Allora, praticamente è una matita, ma a quanto pare è così piccola e temperata che si è incastrata nel tappo. No vabbè, mi rifiuto. Ho questo di NYX che è sempre l'ombre lip duo. Sicuramente userò questo perché sta bene col mio incarnato. Allora, una parte dovrebbe essere quella per il contorno. Eccolo qua, andiamo ad applicarlo. Poi tra l'altro questa matita mi piace un casino. Vabbè, anche questo perché l'ho dato via. E poi mettiamo il colore all'interno, cioè è un rosa. Anche qui proprio stiamo in tema Jordi Shore, perché sono un po' uscita con la matita per le labbra, però fa questo effetto super impolpato. Adesso, proprio ultimo step prima di morire e chiudere il canale, scherzo naturalmente, però dopo questo video sarebbe da fare, prendo un po' dell'ombretto nero con il pennellino schifettoso di prima e vado a portarlo, aia, aia che dolore, portarlo qua sotto. Mia madre ha 800 matite per gli occhi, ma io non ne andrò a usare neanche mezza, perché sinceramente direi che questo trucco è abbastanza obbrobrioso anche
senza questo look è ufficialmente concluso. Quindi se questo video vi è piaciuto o comunque vi ha anche solo divertito, strappato 20 minuti, non so quanto durerà, di piacere, felicità, gioia e allegria, mettete un pollicino in su e iscrivetevi al canale se ancora non lo siete. Vi giuro che il resto dei giorni non mi trucco in questo modo e faccio dei video un pochino più utili. Comunque sia, volevo proprio provare a truccarmi con i trucchi di mia madre, e tutto questo però a quanto pare non succederà mai più, perché non li toccherò mai più i trucchi di mia madre. A parte questo, io appunto vi aspetto nei prossimi video. Vi mando un grande bacio e ci vediamo al prossimo. Ciao!